Io e la mia amica Olga siamo in macchina. Sto tornando a casa da Massimo. Mi manca. Anche se so che in questo momento lui non è molto tranquillo. Perché sono alla guida. Credo che ci farà l'abitudine. Non voglio avere appresso i suoi scagnozzi. Ci dirigiamo in una enorme galleria. All'improvviso noto sbucare dietro di noi un SUV nero. Lo stesso di Massimo. Ah, ecco, come immaginavo. La sua security mi sta inseguendo. Ricevo la chiamata di Massimo. Quanto tempo ci metti per arrivare qui? Fra un po' sono da te. Mi manchi. Anche tu. Massimo, devo parlarti di una cosa. Di cosa? È successo qualcosa? No, io... Niente, te lo dico dopo. Ma non vuoi proprio lasciarmi libera un secondo, eh? Perché? Che vuoi dire? Beh, un SUV nero mi sta alle calcagna. Lo stesso modello dei tuoi scagnozzi. Massimo, noi avevamo un accordo, ricordi? Impossibile. Non ho ordinato a nessuno dei miei di seguirti. Cosa? Ma che... Laura, accelera. Rimani con me. Laura. Laura! Laura, cazzo, rispondi! Rispondi, Laura! No, cazzo! Laura! Ucciderò la cosa che ami di più. Anna! Pronto? Laura! Massimo! Oddio, Laura! Che cazzo è successo? Stai bene? Sto bene. Tutto a posto. Ascoltami. Mi devi dire cosa è successo esattamente. Abbiamo lasciato la SPA e... un ragazzo mi ha dato le chiavi della macchina. Che faccia aveva? Io non lo so, era italiano. Era lui che ci ha inseguito nel tuo SUV nero. Io pensavo che fossero i tuoi scagnozzi. Siamo entrati in galleria e sono riuscita a seminarlo. Lo troverò subito, quel bastardo. E lo ammazzerò con le mie mani. Non lo uccidere, ti prego. La notte passa incessantemente. Mi sveglio di soprassalto. Massimo è vicino a me. Mi dispiace per oggi. Non lo uccidere, non farlo. Non voglio che muoia per colpa mia. No, Laura, la colpa è mia. Ti ho delusa. Ti ho promesso che ti avrei protetta e che nessuno ti avrebbe fatto del male. Sono andato via per pochi giorni e ti hanno quasi uccisa. Ho scoperto chi era al volante, ma scoprirò chi è che glielo ha ordinato. Hai quasi perso la vita per colpa mia. È tutta colpa mia, perdonami. Ti ho esposto a troppi rischi e non sono tranquillo. Devi andartene via per un po'. Non sei più al sicuro qui in Sicilia. Cosa diavolo stai dicendo, Massimo? Non puoi mandarmi via a 2 giorni dal nostro matrimonio. Non voglio che paghi conseguenze. Sono stato stupido. Sarà sempre così. Non cambierà mai. Dovrei trovare qualcuno migliore di me. Non posso crederci. Come puoi dirmi queste cose dopo 3 mesi? Dopo avermi chiesto di sposarti. E poi, Massimo, io sono incinta. And I know she'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she always gets the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know. She told me, don't worry about it no more. She told me, don't worry, don't worry no more.
And I know she'll be the death of me. At least we'll both be numb. And she always gets the best of me. The worst is yet to come.